cottura è quasi pronta, birba. È pronta! Guarda quello che ho preparato! È la mia ultima trovata geniale e malvagia! Questa pozione mi trasformerà in un essere a cui tutti non sapranno resistere. Ah, un campo di fragole è il posto ideale per mettere in trappola un odioso puffo. Ora ne metto un po' in testa. Bambino. Tu sai da dove vengono i puffi bambini? Beh, i puffi bambini vengono da, cioè, li porta chi? Ma lo sai che hai buffato una domanda ridicola? Ehi, non trovate che sia il puffino più carino del mondo? Carino? Non lo trovo affatto carino. Sono perfettamente d'accordo. È un mostriciattolo. Non è affatto vero che sia bruttino. È solo un po'... è un tipo, già, ecco. Già, certo. Non è puffante come me, povero bambino. Ma riconosco Puffetta che è più unico che raro. Secondo me è più che puffante. E io voglio fargli un regalo. Ehi, ho sentito parlare di regali, eh? Oh. Io gli pufferò la barbellata di puffragole. Io posso puffargli una coperta. Io vado a puffare dei fiori. Io odio i puffi bambini. Titto, titto, titto. Vieni, puffino mio. È ora di puffare la puffata. Adesso ti preparerò un bel frullato di puffragole. Frullato. Salve, puffetto. Hai visto quello che ti ho puffato con le mie mani? È puffante, vero? Dormi tesoro, dormi bambino, fa sogni d'oro, bel puffettino. Ehi, ehi, non piangere, ti prego. Adesso ti faccio puffare più veloce, d'accordo? Questo puffo mi ricorda qualcuno. Ma non riesco a capire chi. Titto, titto! Non toccarmi, miserabile puffo. Ciò che volevo dire. Forse riuscirò a ricordarmi. Su, vieni, Brontolone. Il puffo bambino ha bisogno di riposare. Ma che cosa stai bevendo, piccolino? No, no, che cos'è questo? Ha un odore cattivo e per poco non lo bevevi, poverino. Stupidissima puffa, Puffi bambini, puffi bambini, ma non c'è scritto proprio niente a proposito dei puffi bambini. Mi faccio un sonnellino. Ai.
così amara. Questa sì che fa il caso mio. Evviva la malvagità! Che c'è? Qualcuno è puffato in casa? Eh? Chi sta puffando qui? Guarda, 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 chi avrà puffato un pasticcio simile? Ma non avevo puffato a chiave questo armadietto. Oh, ecco, adesso è chiuso. Ah, devo trovare un'altra soluzione. Che cosa vedo? Il cactus pietrificante. Questo sì che mi fa venire un'idea terribilmente malvagia. Sono proprio affascinante. No, no, no. Ehi, ciao, Vanitoso, come va? Hai visto che... Ehi, Vanitoso, non mi hai sentito? Ti ho detto ciao, come va? È estremamente maleducato non rispondere a un saluto. Ma che succede? Uno, due, tre. Ehi, hai saputo quello che è successo a Quattr'occhi a Vanitoso? Si sono pietrificati. Ma chi puffo sta puffando qui? Non lo so, ma spero che non puffi anche me. Mi ha dato l'ispirazione per scrivere un ode alla pietrificazione. Trovarsi in cima ad una ventilata collina. Forse sarà meglio scrivere un ode ad una partenza rapidissima. Succede, puffetta? Tutti i puffi diventano di pietra, è una cosa orribile! Diventano di pietra? Catapuffa! E dov'è il puffo bambino? Non lo so, non riesco a trovarlo da nessuna parte! Andiamo, cerchiamo di capirci qualcosa. Poveri puffi! Presto, portateli al mio laboratorio, devo trovare l'antidoto! Acci puffa! È entrato qualcuno qui dentro! Oh no, il mio cactus! Ecco che cosa ha pietrificato i puffi! Ma chi sarà il puffevole? Io odio i puffi pietrificati! E anche le carriole che ti vengono addosso! Che succede adesso? Questo passo ci vorranno anni per pietrificare tutti quei puffi. Devo trovare un modo per farli saltare tutti insieme. Che idea! Li farò saltare tutti. Fra poco questo villaggio sarà ridotto a un mucchio di polvere blu. Alle 19 in punto il sole tramonterà su questi odiosi puffi per l'ultima volta. Puffino, dove sei? Oh, quella puffetta picca naso. Puffino! Ma che c'è? Ah, puffo bambino, ma che fai? Sto preparando una bomba che farà saltare in mille pezzi tutti i puffi. Gargamella, aiuto, devo scappare via. Sì, adesso credo che vada bene. Grande puffo, il puffino è sparito. Non riusciamo a puffarlo da nessuna parte. Abbiamo trovato solo questo. Proprio come avevo sospettato. Il colpevole è il puffo bambino, puffetta. Ma grande puffo è solo un bambino. Quel mascalzone non è un bambino, è Gargamella. Gargamella? Sì. Abbiamo dato l'antidoto a tutti i puffi? Oh, credo proprio di sì, grande puffo. Ormai mancano pochissimi minuti. L'hai saputo? Il puffo bambino è Gargamella. Oh, Gargamella. Gargamella. Eccolo, ode alla pietrificazione. Pigrone. Grande puffo. Grande puffo, il bambino ha una bomba. Una bomba? Il bambino ha puffato una bomba? Sì, è nel pozzo. Eccoci qua. Ancora pochi secondi e boom! Addio, puffi! 3, 2, 1, addio! E che fine ha fatto quella miserabile bomba? Per sette di anni.
cavoli, dov'è finita la mia bomba? Oh. Dolce casa! Un puffo da mangiare! Gnam, gnam. Non mi toccare, stupida gatta! No, no! Ti mangio, ti mangio, ti mangio! Ah. Ma Birba, quanto sei stupida! Non mi riconosci, sono Gargamella! Un puffetto piccolo, Gargamella! Ma che succede? Eccolo lì sopra, il controincantesimo! Non capisco! Ma che fa? E tu che diavolo stai guardando? Stupida gatta, come hai potuto attaccarmi? Ma sei un puffo, ma che ne so? Oh, lasciamo perdere, perlomeno non ho più l'aspetto di quei miserabili puffi. È stato così mortificante. Dunque, dove avevo messo quegli amuleti? La codina gli